Sì, devo dire che noi non lo stiamo sentendo come una scadenza così impellente anche per quanto riguarda i nostri lavoratori dipendenti, perché i settori del commercio, del turismo, dei servizi, insomma tutti quei settori che hanno risentito e stanno ancora risentendo degli strascichi ancora di una pandemia in pieno corso, noi nel momento in cui ci sono stati i vaccini abbiamo avuto un correre in massa sia da parte dei titolari che dei nostri lavoratori dipendenti. Quindi sono veramente pochissimi quelli che possono essere ancora senza vaccino, quindi devo dire non l'abbiamo sentita come una scadenza perentoria. Ma perché? Perché questi settori che sono quelli che hanno risentito di più nel momento in cui sono usciti i vaccini con grande senso di responsabilità, ma anche di tutela, senso di tutela per se stessi, per i propri familiari e gli stessi lavoratori dipendenti. In primis sono corsi ai vaccini per la tutela appunto personale, ma anche per la tutela delle aziende, perché non solo le aziende hanno sofferto, ma anche i lavoratori del settore privato, perché ricordo che anche se hanno avuto la garanzia della cassa integrazione, la cassa integrazione non copre interamente il costo del lavoro, sicché tutti quanti, titolari e lavoratori dipendenti, soprattutto dei settori che noi rappresentiamo, abbiamo in maniera coesa e convinta aderito immediatamente ai vaccini. Quindi posso testimoniare che per noi è già la quasi totalità dei nostri lavoratori dipendenti è già coperta dal vaccino.